Ciao, in questo video vi faccio vedere la mia collezione di make-up. Come vedete non è una grandissima collezione, è abbastanza ristretta e molti dei prodotti che ho ricevuto mi sono stati inviati dalla Douglas e da altre ditte. Comunque iniziamo. In questo contenitore che ho messo sopra il mobiletto ci sono i rossetti più costosi, quindi quelli delle Dolce & Gabbana, questo di Estée Lauder, quello di Yves Saint Laurent e dietro ci sono quelli della MAC e altri rossettini misti. Nei cassettini invece ho questi, come cavolo si chiamano, i Color Tattoo della Maybelline. Sono all'incirca 4 quelli che ho, questi sono 3, il quarto è in una, nella, diciamo, una pochettina da viaggio che utilizzo spesso. E poi in sostanza in tutti questi altri cassettini ci sono ombretti, eyeliner, qua c'è quelli della Essence e quello dentro della linea della ballerina. E sotto, come vedrete, ci sono tutti gli ombretti della Douglas che ho. Questi sono della vecchia collezione prima del rinnovo della linea, diciamo, del rinnovo del marchio. E ce ne sono alcuni molto carini, come quello che vi farò vedere, color champagne. Che appunto vi farò vedere fra qualche istante. È un colore molto bello perché può essere modulato sia come appunto come ombretto, sia come illuminante, ma anche sopra ha un altro ombretto e dà dei riflessi molto belli perché ha questo dorato che però è possibile modulare abbastanza facilmente. Poi, andando avanti, nei contenitori di lato, anzi, passiamo prima a questi altri prodotti, ho la spugnetta della Real Techniques che devo ancora usare e questa farlocca che ho comprato su un sito dei cinesi. Poi c'è questo kit di Estée Lauder che ho preso perché appunto c'erano tutti questi prodotti e c'era anche l'Advanced Night Repair in mini taglia, buono per il viaggio, per da viaggio. E poi questi due prodotti di Dolce & Gabbana. Uno sono un blush e uno è un duo di ombretti. Il blush è molto carino. Poi in questa scatola vecchia di Douglas ho tutti i campioncini, quindi sono campioncini di Clinique, di Yves Saint Laurent, di Estée Lauder e di varie marche, anche magari un pochino meno costose. In questa scatola qui sotto invece ho tutti quei prodotti che sto mettendo da parte per regalare alle amiche, alle sorelle, perché comunque magari io non li utilizzo. Quindi per non mandarli sprecati appunto li regalo a loro. Poi in questi tre contenitori ci sono fondamentalmente tutti i miei rossetti, i miei ombretti e via dicendo. Vabbè, qua tengo questo blush illuminante della Pupa della linea Jeans and Roses che credo di aver comprato da un outlet, ma è molto carino. Questo fondotinta della Douglas che adesso è troppo chiaro per l'estate. E altri prodotti, come ad esempio questa BB cream che inizierò ad usare adesso perché con un colorito un pochino più scuro. E poi in questi cassettini ci sono appunto, come dicevo, tutta fondamentalmente tutta la mia make-up collection. Quindi ci sono gli ombretti, i blush, in questo primo tengo i blush e i primer. Poi sotto ci sono, diciamo, altri blush e un prodotto per una terra, praticamente della linea Sun Club della Essence. Questo blush della Pupa che era nella beauty box di Robby Berta e poi appunto qua ci sono tutti gli ombretti in polvere, quindi quello della Sleek, quelli della MAC, quelli della Trucco Minerale, quindi diciamo prodotti multimarca ma comunque sulla linea di ombretti in polvere. Sotto ci sono altri ombrettini, sono soprattutto quelli in crema, in mousse, come quello della Wycon, poi c'è quello della Krylan in polvere che è un illuminante più che un ombretto, perché comunque è molto luminoso, quindi io lo utilizzo come appunto illuminante. E poi appunto ci sono questi altri prodotti, questo della Wycon che è in mousse, quelli della Essence che è un eyeliner, diciamo è un cassettino un po' jolly perché appunto ci sono diverse tipologie di prodotti.
E poi abbiamo quest'altro cassetto in cui ci sono prevalentemente palettine, quindi mini palettine, e poi qualche ombretto singolo che utilizzo magari come illuminante o comunque che non utilizzo mai. Qua sotto invece ci sono i rossetti, che sono quelli che utilizzo di meno, perché magari sono colorazioni che non mi piacciono particolarmente, però che mi dispiace comunque cedere ad altre persone, oppure che ho voluto enormemente, ma che poi ho abbandonato tristemente, come ad esempio questo dell'Astra, che mi piaceva tantissimo, però poi una volta applicato, diciamo che il colore non era quello che mi aspettavo. Però comunque, siccome l'ho cercato tanto, mi dispiace cederlo. Poi c'è questo di Sadora su cui ho un rapporto di amore e odio perché mi piace tantissimo, però come colore non mi dona molto perché ha un sottotono aranciato. A me il sottotono aranciato non piace, però appunto mi dispiace cederlo e quindi lo tengo. Questo è il mio dito che si intravedeva. Andando avanti, qui sotto ci sono altri ombretti e in più c'è l'illuminante bronzer marea di glitter dorati della Douglas. Questa era della linea Goddess, anzi. Molto carino, però molto difficile da usare. E poi qua sotto ci sono le matite, no, le matite, i matitoni e altri prodotti, quindi mattoni, eyeliner, c'è questo qua appunto che vi ho fatto vedere della Urban Decay, ci sono i mattoni, questo della Zoeva, quelli della Deborah, quindi diciamo è un misto ma prevalentemente incentrato sui mattoni. Questo è un eyeliner sempre della Deborah, quindi comunque diciamo un cassettino con un vago filo conduttore, però comunque anche questo misto. Di qua ho la cipria, per quella soprattutto dell'antico ed è una cipria, e poi ho i bronzer barra terre, quindi c'è quella della Douglas, quella della Essence e quella della Pupa. E qui ho invece dei gloss e questo rossetto che non so perché sta qua. E qui sotto ho altri gloss della Revlon e poi dietro ci sono degli ossetti della Kiko. Sotto invece ci sono delle matite per gli occhi, quindi della Essence, della Kiko e di varie marche. Sotto invece nell'ultimo ripiano ho le palette, quindi le palette della MAC, le palette della Divine Chaos che è quella rosa e poi sotto ci sono tipo l'88 colori, quindi quelle palette diciamo tradizionali. L'ultima che vedete è quella invece di Make Up For Ever in metallo, quella metallizzata, quella magnetizzata, anzi scusate. Poi ho beh, questo primer della Douglas che non utilizzo mai e varie palettine miste che non entravano sopra perché comunque sono un pochino più grandi e poi ho anche un po' di backup di fondotinta. E di lato ho invece una scorta di salviettine struccanti e un altro kit per le sopracciglia che mi ha regalato mia zia, ma che non utilizzo perché appunto io non amo farmi particolarmente le sopracciglia. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che vi piaccia la mia mini collezione di make-up. Penso che non la finirò nemmeno fra 20 milioni di anni. E detto questo, vi saluto e vi lascio al prossimo video che sarà appunto venerdì prossimo. Un saluto! Ciao ciao!